Sì. Cambiamo comunque argomento adesso e parliamo di un libro che va già a ruba, pur essendo uscito da pochi giorni soltanto nelle librerie. Il libro è questo qui, Scritti Cozzali. Si tratta di un libro autobiografico e noi abbiamo la fortuna di avere qui con noi l'autore di questo grande successo editoriale, Piero Scamarcio. Bravo, bravo. Grazie di cuore. Del mondo, amato. Benvenuto, Piero. Baci, abbracci fra di loro, benissimo. Entusiasmo alle stelle, complimenti. Sì, va benissimo il libro. Sì. Vuoi dire tu stesso per quali edizioni lo hai stampato? Sì, le edizioni sono ma manco mille lire. Infatti il prezzo è di 990 lire. Tra l'altro, ricordiamolo, diciamo, anche perché è la prima volta che ne parliamo in televisione, si tratta delle tue tappe fondamentali. Sì. Le ripercorre idealmente questo libro, le tappe fondamentali della tua folgorante carriera. Sì. Ecco, si lascia leggere, io l'ho appena letto, Piero, molto scorrevole, diviso molto bene, devo dire veramente impaginato in maniera mirabile. Abbastanza, no, abbiamo fatto un buon lavoro. Quello. Tu hai collaborato con tanti artisti, qui si incontra Frank Sinatra, Michael Jackson, sì. Brando Hardy, Genesis, Kings of Floyd, Bullet, i Duran Duran, Sex Pistols, anche Tina Turner, dove stanno quelli, Isaac Case, vabbè, ci vado, tanti. Penso di interpretare il pensiero dei presenti, anche degli amici da casa, chiedendoti, non vorrei coglierti adesso di sorpresa, ma perché non ci leggi qualche, un capitolo, un incontro con un grande artista? No, ragazzi, non saprei cosa leggere, davvero. Tra tante star che stanno... Potresti leggere, ad esempio, il tuo incontro con Lucio Battisti. Sarebbe fantastico, sarebbe un regalo per il pubblico di 0-0. Leggo. Dai. Che vado a trovare il capitolo. Certo, il tuo incontro con Lucio Battisti, dunque. Sì. Aspetta che ricordi il titolo del capitolo? No, il titolo Io e Lucio, due punti, emozione. Bellissimo. Emozione. Ti ascoltiamo con grande attenzione. Vado, leggo. Sì. Sì. Perché non ricordo tutta. Ci mancherebbe altro. Iron Maiden. Pure quello, aspetta. Allora, quel pomeriggio non fu come tutti quanti gli altri pomeriggi. Di solito preferisce, finito di mangiare, andare a fare una penichella. Chi preferisce? Io preferisco andare a fare una penichella, perché praticamente io parlo alla terza persona di me stesso, capito? Perché il linguaggio scritto, Mauro, non è come il linguaggio parlato. Cioè io uso proprio il metodo Camus, capito? Cioè, tu hai presente Camus? Così, uguale, più bene. Continuo? Vai. Il Kraftwerk! C'è da dire, Mauro? Di solito preferisce, finito di mangiare, andare a fare una penichella. Mi poggio sul letto verso le 2:30 e poi verso le 9 mi sveglio e scendo. Madonna, proprio tanto mi ero appoggiato che a un certo punto sente il citofono. Chi sente il citofono? Ma già assolutamente tu. Cioè, io sento il citofono. Un citofono insistente. A un certo punto, tanto insistente che a un certo punto ebbe a pensare: Madonna, qua c'è la zampina di qualcuno che mi ha messo lo zampino. Vuoi vedere? Simon e Garfunkel. Sta pure qua. Mi affaccio al balcone, Mauro, e chi ti vedo giù? Chi? Lucio Battisti sopra la lambretta, con la moglie dietro seduto di lato e il bambino davanti alla lambretta che sopra stava di su Manuel. Allora io da sopra la finestra fece Lucio, fece io, scusi, ti sembra questa l'ora di venire? Abbi pazienza, guardi l'orario. Allora lui fa, scusami, perché guardava sopra che io stavo affacciato alla finestra, faceva scusami Piero, ci ho telefonato un sacco di volte ma ho trovato sempre occupato. Forse poi io ci rispondeva a lui. Hai ragione Lucio, perché quello deve essere il duplex della signora di sopra, che se la trovo non so come va a finire. Punto. Bing Crosby. Sono parecchi. Aspetta un attimo, ho perso il segno. Comunque Piero, fa Lucio, è troppo importante, ti deve parlare. Chi? Lucio mi deve parlare. Mi deve parlare. A questo punto io ci ho detto, vabbè Lucio, sale. Hai fatto la stessa cosa. Insomma sale, Lucio insieme alla moglie e al figlio. Allora chiaramente una volta entrati in casa, io da buon padrone di casa ci dico, gradite qualche cosa. Allora la moglie ci diede una fetta di viennetta, a Lucio un bicchiere di strega, al bambino una birra. Quanti ne aveva il bambino? 3 anni, cioè il bambino. Oh. Il Gypsy King. Allora fece io, Lucio si era seduto e faccio, Lucio dimmi, Piero. Ma è Mauro, sei appena caricatura. È bellissimo, immagino la scena. Allora, Piero fa lui grave proprio. Non so se sai,
ma il mio paroliere Pasquale Panella l'ho licenziato. Fece io. Tre pagine. Beh, quello suppone, parecchio suppone, va davanti sullo suppone. No, basta, basta. No, no, cioè, no. Allora, a un certo punto io fece, scusa Lucio, e Mogol, chiese io, Piero, pure lui l'ho licenziato. Quante pagine, classi, sa, Ermogol, almeno uno di più, delle pannelle. Non vado avanti, nel senso, no. Insomma, a un certo punto mi fa, Piero, fermiti un attimo, ti deve chiedere un favore. Vuoi scrivere i testi per il mio prossimo disco? I Stockcase! Io tra l'altro avevo già collaborato con Lucio, avevo scritto la canzone Una Nuora per Amico. Una donna per amico? Cioè quella lì non è una donna per amico? No, io avevo parlato la nuora, poi lui ha cambiato due cose. Però il pezzo è tuo? Il pezzo è mio, sì, ho fatto Una Nuora per Amico praticamente. Allora faceva Lucio, ha fatto, Piero, solo che c'è un problema, ti posso fare soltanto un contratto di formazione lavoro. Allora io dice, Lucio, non ti preoccupare, vai pure tranquillo, questo disco lo facciamo insieme. Mo vai, prima che si frechino la Lambretta che stava lasciata giù. Jungle Train! Allora a un certo punto lui mi guarda in faccia negli occhi e mi dice, me, ciao Piero. Beh, questo è veramente un racconto emozionante. Grazie Piero. Vorrei mostrare ancora alla telecamera il libro che questo, scritti Cozzari, affrettatevi perché veramente... Insomma, quanti capitoli parecchi, scritti, quante tappe. Va bene, complimenti Piero, complimenti davvero. Niente. Alla prossima tua fortuna in libreria. Adesso facciamo una piccola, dopo queste grandi emozioni, una piccola, piccolissima pausa. Un po' meditiamo e un po' guardiamo la pubblicità. Ci rivediamo fra pochissimo a 00. Grazie ancora a Piero Scavarcio. Ciao, ciao, ciao.